Le condizioni di salute del piccolo Ernesto, il bimbo foggiano affetto da una malattia rara, la tubulinopatia, con cecità e crisi epilettiche, che vive in una casa in prestito nelle campagne di Arpinova, peggiorano. Il bambino, di cui raccontiamo e denunciamo la sua storia ormai da anni, vive in una casa umida e con muffi ovunque, isolata dalla città a causa di una strada dissestata e impraticabile, a tratti anche pericolosa. La storia di Ernesto, dunque, dicevamo, la denunciamo da almeno 2 anni, attraverso anche le parole della mamma, ormai disperata a causa delle mancate risposte e soluzioni, come per esempio sistemare almeno la strada che potrebbe consentire alla famiglia di ricevere le cure per il piccolo Ernesto, che ha bisogno di terapie urgenti. Oggi le condizioni del piccolo sono peggiorate, soprattutto dopo l'intervento subito lo scorso 30 ottobre, che avrebbe avuto come conseguenza, a causa della inalazione di cibo che va a finire nei polmoni, una grave polmonite. Uno stato di salute talmente grave che non consente al piccolo Ernesto di vivere in quella casa umida e ammuffita. Per questo il nuovo appello disperato della mamma Donatella alle istituzioni e alla nuova sindaca di Foggia, Maria Ida Episcopo, affinché si possano interessare al problema e risolverlo. Il 30 ottobre purtroppo Ernesto ha voluto subire un altro intervento, perché la situazione è peggiorata per via che iniziava ad inalare e non riusciva più a mangiare. Ha fatto intervento PEG. Da lì Ernesto, uscito dalla sala operatoria, iniziava a desaturare. La saturazione era arrivata a 40-50 e i dottori si sono preoccupati. Da lì gli fanno subito dei raggi, tantissime cose, e da lì scoprono che Ernesto ha una grave polmonite. Viene subito messo sotto ossigeno e con flebo, da lì per 15 giorni. Loro mi hanno fatto tante domande, mi hanno chiesto in che situazione la casa è, tutte queste, se c'è umidità, perché è impossibile che il bambino stia in queste condizioni. Io gli ho raccontato che casa nostra è piena di umidità e che noi stiamo lottando per avere un alloggio. Inoltre, la famiglia del piccolo Ernesto avrebbe fatto anche richiesta di un alloggio popolare, senza però riuscire ad ottenere il punteggio necessario, e così sono costretti a restare in quella casa data in prestito da un cugino. Al momento il piccolo avrebbe bisogno di poter fare terapia e di poter ricevere le cure necessarie alle sue condizioni disperate di salute, ma sembra impossibile perché la strada che porta a casa del piccolo Ernesto è completamente dissestata, per cui nessun operatore sanitario riuscirebbe ad arrivare in quell'abitazione di Arpinova, isolata dal mondo, complicando così la situazione del piccolo, che necessita di assistenza e di cure immediate e indispensabili. L'appello questo è rivolto a lei e tutti i politici che l'affiancano, di prendere provvedimenti per Ernesto, perché se Ernesto succede qualcosa andremo a finire con gli avvocati, perché la situazione è veramente dura adesso. Ernesto ha diritto di fare fisioterapia, diritto a un'assistenza ASL, e qui giù non viene nessuno, con sta strada distrutta e la casa piena di umidità. Un bimbo disabile, già le sue difficoltà, credo che abbia diritto di vivere in serenità. Cara sindaca, prenda provvedimenti. Un saluto.